Eccoci qua e benvenuti a una nuova lezione. Oggi vediamo il cornetto sfogliato. Il cornetto sfogliato è semplicemente una pasta brioche incassato il burro e sfogliata. Abbiamo già visto la pasta sfoglia, abbiamo visto la pasta bignè e infatti io dico sempre le paste lievitate, ma anche la pasta sfoglia, la pasta bignè sono masse vive, ok? Quindi la stessa ricetta fatta da me e da te potrebbe cambiare leggermente. Ma anche la stessa ricetta fatta da me oggi è fatta domani, perché ci sono tanti passaggi che devono essere fatti bene. La differenza tra una pasta cornetto e una pasta croissant è che la pasta cornetto prevede l'uovo, la pasta croissant no. Generalmente il cornetto ha le uova, il croissant è base acqua o latte. Infatti si dice, generalmente questo è un impasto ricco, ok, ricco in grasso, in uova, in tuorli. Il croissant è un impasto magro, generalmente può avere anche non burro nel suo pastellino, ma è base acqua o base latte. Questo è un impasto diretto, cioè facciamo l'impasto, lo facciamo lievitare. Si potrebbe già lavorare in giornata, impasto diretto, oppure impasto diretto posticipato, che è quello che vedremo, cioè mettiamo la massa in frigorifero e domani lo sfogliamo. La motivazione nel perché si fa tutto in giornata se si ha fretta, ma farlo tutto in giornata non otterremo né il gusto e né lo sviluppo che farlo realizzato in maniera posticipata. Cioè, se noi facciamo il cornetto, facciamo l'impasto, incassiamo il burro e sfogliamo, avremo meno gusto, meno conservazione e poi anche un meno sviluppo. Un'alveolatura leggermente non venuta proprio correttamente, meno sofficità, meno sviluppo. Questa è la motivazione del perché io generalmente uso il metodo posticipato, cioè facciamo l'impasto, lo faccio puntare, cioè inizia la lievitazione, lo metto in frigo, di notte il frigorifero cosa fa? I lieviti abbassano ovviamente la loro carica, quindi rallenta la fermentazione, ma si sviluppano molecole aromatiche. E quindi cosa succede? Che prende gusto il nostro prodotto, grazie anche agli enzimi. Quindi si va a dare gusto alla pasta. Il giorno dopo, pasta fredda, burro, vedremo tra i 13 e i 15 gradi, uniamo e otteniamo il nostro cornetto. Perché la pasta deve essere fredda per lavorarla bene e il burro deve essere plastico, ok? Quindi già abbiamo capito dei concetti. Cornetto lavorato immediatamente, meno gusto, un po' meno sviluppo e anche meno bello di alveolatura. Lavorato in metodo posticipato, più sviluppo, più note aromatiche, un cornetto sicuramente più performante. Andiamo a vedere gli ingredienti uno per uno. Farina, qui ho utilizzato una farina Manitoba, 13,5 di proteine, vi faccio vedere. L'ho tenuta qui. Questa è una farina Manitoba classica, non importa la marca, di mulini ce ne sono a migliaia. La farina Manitoba, non andate al 14% di proteine che è troppo, da un 13 a un 13,5. Però vi dico, siccome ho tantissimi studenti, vedo persone che hanno dei risultati meravigliosi e qualcuno che magari ha dei problemi perché ovviamente è una farina forte, fa fatica col mattarello. Se voi volete una farina leggermente più debole, tagliate un quarto di questa farina con la farina debole per frolla. Ottenete una farina meno forte, magari tra un 12-12,5 di proteine, un prodotto che sviluppa più facilmente, fate meno fatica, ok? Farine più forte contengono lo sviluppo, lievitazione più lente. Farine più deboli, un pochettino più deboli, lievitazione più veloce. Farine più forte contengono lo sviluppo e sviluppano più che altro in forno. Farine più deboli sviluppano prima in fase di lievitazione e meno in forno. Quindi, molto importante, la farina deve avere tra un 13-13,5 di proteine, anche un 14 si potrebbe se è una farina molto estensibile, ma parliamo di farine tecniche. Diciamo, di solito si usa da un 13 a un 13,5 di proteine. Lo zucchero, zucchero semolato, non usate il velo perché è solamente un costo in più, zucchero semolato.
In questo caso idraterò la mia farina col 50% di idratazione, cioè vuol dire, questa ricetta è una ricetta che ho ridotto ovviamente per uso domestico, ho fatto una ricettina per fare una quindicina di cornetti. Su un chilo di farina di solito faccio 250 g di uova e 250 g di acqua, quindi mezzo litro di liquidi su un chilo di farina, 500 g di liquidi, quindi il 50% di idratazione. In questo caso utilizzerò le uova intere sbattute e l'acqua. Molto importante, se siamo in inverno, temperatura ambiente delle uova e dell'acqua va bene, ma dipende dal tipo di macchina che utilizziamo. Questa è una macchina che scalda tanto e siccome la temperatura non dovrebbe superare i 26 gradi della nostra pasta, attenzione alla temperatura che c'è. Ad esempio, in estate, se fa molto caldo, io vi consiglio liquidi freddi da frigo, uova e acqua. Soprattutto se usate planetarie, perché la planetaria scalda molto l'impasto, a differenza di una tuffanti che la scalda molto meno. Poi andiamo a vedere lievito di birra. In questo caso il lievito di birra ho utilizzato 50 g per chilo di farina, che è la dose massima che si può utilizzare. Perché ho messo 50 grammi? Proprio perché per uso domestico e per gli amatoriali so perfettamente le difficoltà che ci sono a realizzare anche un semplice cornetto, un po' più di lievito e diamo una migliore fermentazione. Lievito di birra si può usare 20 grammi per chilo di farina come uso io in laboratorio senza nessun problema, fino a 50 grammi per chilo di farina per aumentare le fermentazioni. Malto, in questo caso malto in polvere diastasico, potete usare anche il malto in pasta. Generalmente si utilizza di base all'1% su chilo di farina, ma potete aumentarlo fino al 3% per avere migliore sviluppo, migliore alveolatura, migliore grandezza proprio del prodotto, una migliore fermentazione. Il malto serve per accelerare le lievitazioni. Lo bisogna vederlo non tanto come uno zucchero, ma bisogna vederlo come enzimi. È come se noi rifornissimo operai che trasformano l'amido e lo zucchero per il lievito in maniera più veloce. Gli diamo da mangiare più veloce il nostro lievito, quindi lui fermenta prima. Mettendo il malto abbiamo anche una migliore crosticina e un migliore colore della superficie. Il malto è molto importante, se ne usa dall'1 al 3%, ma è veramente importante. Io vi dico, se fate un impasto magro come un croissant, come lo vedremo, il malto si può fare anche a meno perché è un impasto leggero, viene su. Perché vi spiego una cosa. Negli impasti lievitati, chi non ha esperienza, generalmente ha dei problemi con impasti ricchi di burro o di tuorlo. Perché il burro, come vedremo dopo, i tuorli, sono dei rallentatori delle fermentazioni. Quindi se una persona non è esperta, sicuramente le viene più facile un impasto magro che un impasto ricco. Un impasto ricco è più difficile da gestire, l'operatore deve essere più bravo, deve essere a conoscenza che ci vuole più tempo per farlo lievitare, deve essere a conoscenza di tante dinamiche. Un impasto magro è più facile, ok? Questo è un impasto, direi, abbastanza ricco. Ho ridotto addirittura il burro, l'ho ridotto, per facilitarvi, ma la ricetta originale prevede il doppio di questo burro. Quindi malto importantissimo, dall'1 al 3%. Poi andiamo a vedere il sale. Il sale è un altro ingrediente importante. Il sale non serve solo a dare la sapidità. Generalmente si usa 20 grammi chilo farina. Ma il sale, generalmente, uno pensa, lo metto solo per dar gusto. In verità, vi aumenta le colorazioni. Ha una funzione di assorbimento dei liquidi. Ma soprattutto il sale regola le fermentazioni. Più sale, prodotto che rallenta la fermentazione. Meno sale, prodotto che sviluppa più velocemente. Andiamo a vedere il burro. Il burro è importantissimo. Burro deve essere quello per l'impasto, temperatura ambiente. Se è un po' freddo l'ambiente, si scalda un po' a microonde e diventare una crema. Burro, sale e aromi, vaniglia, questa in polvere, e arancio, si può usare la pasta, in questo caso per uso domestico utilizzo la scorza di un arancio, si mettono tutti insieme. Quindi burro, sale e aromi già li mettiamo separati, li dividiamo mentalmente. Molto importante, quindi come si fa un impasto di un lievitato? Abbiamo capito una farina di forza, lo zucchero che serve per aumentare ovviamente lo zucchero migliora le fermentazioni. Più ce n'è, non in eccesso, e dopo questo un approfondimento,
aumenta la fermentazione. Quindi lo zucchero, ad esempio questa è una dose media, non è eccessivo. Si può arrivare anche a 200 grammi chilo farina, fino a 300 grammi, però è tanto, eh? Quindi zucchero, farina forte, acqua, struttura leggera, uova, struttura ricca, le uova hanno i tuorli che sono anche grassi, malto, migliora lo sviluppo, la propulsione, la fermentazione, lievito di birra, in questo caso nella dose massima, per avere una facile realizzazione di un cornetto, ma se ne può usare meno. Burro, sale e aromi, miscelati con un cucchiaino a parte e si mettono dopo. Questa ricetta è una ricetta che ho modificato apposta per gli appassionati, cioè di facile realizzazione pur essendo un impasto ricco. Come si procede? Farina si mette in planetaria, liquidi, zucchero, lievito e malto e si fa lavorare con gancio fino a formare una buona maglia glutinica, 10-12 minuti fin quando il glutine si è formato. Il glutine è l'impalcatura del nostro dolce. Questa fitta rete di proteine che si forma miscelando l'acqua con i liquidi, perché come dico sempre non c'è il glutine all'interno della farina, ma c'è la gliadina, la glutenina che per azione meccanica con i liquidi forma il glutine. Quindi se noi all'interno della nostra farina abbiamo la gliadina e la glutenina che miscelando con i liquidi forma il glutine, più misceliamo, più formiamo questa rete di proteine. Si chiama reticolo, ok? Proteico. Una volta che abbiamo formato questo reticolo proteico, quindi è l'impalcatura e la struttura che tiene tutta questa massa, possiamo unire il burro. Il burro si unisce dopo, perché? Perché il burro ostacola la formazione di una maglia. Il burro si mette, se si mette prima, cosa succede? La farina viene ostacolata dal burro e fa fatica quindi a legare con l'acqua e a formare il glutine. È come se ci fosse qualcosa in mezzo che impedisce, no? La formazione, che si agganci bene questo glutine, che si formi bene questo glutine. Quindi il burro si mette dopo. Il sale sulla maglia glutinica ha un effetto di irrigidimento. Immaginate la maglia glutinica, il glutine come un elastico. Se voi questo elastico lo tirate, ok? Ed è bello estensibile, mettendo il sale lo irrigidiamo leggermente, lo mettiamo alla fine affinché abbiamo messo tutti i grassi, i liquidi, eccetera, mettendo il sale alla fine lo rendiamo un po' più stabile, un po' più, come posso dire, performante. E non si mette il sale all'inizio perché antagonizza i lieviti. Se voi mettete lievito e sale, cosa succede? Il lievito viene antagonizzato e quindi non parte la fermentazione, perché il lievito è nemico del sale. In verità, vi dico, proprio a livello didattico, anche lo zucchero non andrebbe messo insieme, però io la faccio facile per tutti. Tendenzialmente andrebbe impastato sia liquidi, farina, malto e lievito e dopo si inserisce lo zucchero, però vi dico, per esperienza anche personale, professionale, ma soprattutto perché ho tantissimi studenti in accademia, questo metodo funziona bene. Ovviamente facendo tutte le cose a livello perfetto, il prodotto sarà ancora migliore. Ma questa è una tecnica veramente facile. Si impasta e si crea un impasto, e invece i grassi e aromi e sale dall'altra parte. Quindi procediamo, ma prima parliamo un attimo del burro. Il burro è importantissimo, che deve essere piatto. Allora, questo qua è già un burro buono, come dico sempre, burro tendente al giallo, che sa di dolce. Non un burro bianco, che sa di formaggio. Quello è un burro dalla lavorazione dei formaggi. Questo è un burro giallo, ottenuto dalla centrifugazione della panna. Quindi è un burro di Alpeggio, un burro delle Alpi, un burro bavarese, ok? Un burro buono. Questo burro qui non è un burro tecnico da pasticceria, ma è un burro buono che si usa per la pasticceria. Si chiama burro blocco. Questo burro, o burro da latteria, questo burro deve essere appiattito. Allora, per appiattire questo burro si fa in precedenza. Noi lo vedremo magari una volta che abbiamo formato il nostro impasto, vi faccio vedere come fare il burro piatto. Questo burro va appiattito e va tirato a 7 mm di spessore tra due fogli di carta da forno. Due fogli di carta da forno, si tira a 7 mm e si mette in frigo.
Domani, quando abbiamo finito il nostro impasto, l'abbiamo messo in frigo, il burro piatto l'abbiamo messo in frigo, domani si tira fuori d'inverno, un'ora fuori dal frigo e si lascia sul tavolo ed è pronto tra i 13 e i 15 gradi per incassarlo nella pasta, oppure se è estate, un quarto d'ora, 20 minuti, si tira fuori dal frigo. L'importante, perché ogni burro ha la sua temperatura, è che il burro torni plastico. Molti maestri vi diranno freddo da frigo incassarlo. Io vi dico che se voi lo incassate freddo da frigo vi si spacca tutta la laminazione, ok? Quindi vi consiglio assolutamente pasta fredda, burro plastico. Deve essere plastico. Bene, per prima cosa facciamo? Il burro che abbiamo ottenuto a temperatura ambiente, che abbiamo... dobbiamo mettere gli aromi e il sale e formare una cremina. Vedete, io lo lavoro, ok, così, perché questo sarà il burro che andrà messo nel nostro impasto. Ok, quindi sale, burro, vaniglia, quindi aromi. E mettiamo un pochettino di arancio. Allora, utilizzate pasta d'arancio se siete in laboratorio, mentre invece se siamo a casa va bene un arancio. L'arancio è molto importante, prendere solo la parte arancione e non la parte bianca che è amara. Si grattugia con la microplane, si prende il nostro burro morbido con vaniglia, sale e aromi, quindi arancio. Ora utilizzo l'arancio per uso domestico, però... potete anche farne a meno, potete mettere solo burro e vaniglia. Ok, miscelate e quindi create una cremina che è quella che andrà messa poi nel nostro impasto cornetto. Ecco qua, vedete, quando avete ottenuto una crema così, con tutti gli aromi e il sale, la tenete da parte. Quindi procediamo e andiamo a vedere come realizzare la nostra pasta brioche. Ecco qua, partiamo con il nostro cornetto. Allora, farina, la mettiamo tutta all'interno dell'impastatrice. Poi mettiamo tutti gli ingredienti, zucchero, malto, lievito di birra. Magari lo mettete un po' lontano dallo zucchero, che comunque è meglio. Poi mettiamo le uova. E l'acqua. L'acqua aspettate a metterla tutta, che vediamo la durezza dell'impasto. Ne lasciate giusto un 2-3 cucchiai da parte. Impastiamo e vediamo... ah, una cosa importante, il burro, vedete? Burro, sale e aromi, impastato e messo da parte. Eccolo qua. Questo qui lo teniamo da parte e lo mettiamo dopo, quando si è formata la maglia glutinica. Lavoriamo l'impasto per 10-12 minuti fino a formare una buona maglia glutinica. Procediamo. Ecco, fermiamo un attimo la macchina e vi faccio vedere una cosa. Sono passati 5-6 minuti. Se vedete 5-6 minuti, guardate l'impasto, si rompe facilmente. Cioè, vedete, non forma la maglia. Cioè, il glutine non è formato. Quindi voi aspettate che si forma il glutine prima di mettere burro, sale e aromi. Ok? Quindi continuiamo a impastare.
A questo punto sono passati 10 minuti, l'impasto è già bello formato, lo vedo, è liscio, ok? Il glutine si è formato perché inizia a diventare sempre più tenace. Allora cosa facciamo? Mettiamo il burro piano piano in 3 volte, burro, sale, aromi e lavoriamo. Ovviamente questa planetaria ha una velocità di base che è già un po' alta per i miei gusti, però ovviamente lo scalderà un po' di più. L'importante è non superare i 26 gradi. Appena assorbito la prima parte di burro, mettiamo la seconda. Mettiamo la terza. L'impasto lavora in macchina, massimo 20-25 minuti. Se andiamo oltre la mezz'ora roviniamo proprio il glutine. Quindi è molto importante che l'impasto si lavora massimo 20-25 minuti. L'impasto deve risultare setoso, deve risultare liscio, uniforme, ma con una bella struttura. Perfetto, vi faccio vedere una cosa molto importante. L'impasto deve essere chiuso quando voi guardatelo, ok? Vedete che bello liscio, ok? Molto liscio. Si potrebbe lavorare ancora un pochettino, solamente che la planetaria non è proprio l'ideale per fare questi lavori. Per il modo, l'impasto deve essere liscio, tende a fare le bolle, cioè vedete delle piccole bollicine che ci sono ed è l'aria che è stata intrappolata. Ok, allora vi faccio vedere una cosa. Il nostro impasto brioche è importante che vedete sia plastico, cioè deve essere una maglia ben formata, ok? Si forma proprio la maglia glutinica, ok? E poi, molto importante, adesso formiamo una palla, deve essere liscio e si deve intravedere che fanno le bolle, cioè fa le bolle, ok? Questo è un impasto non ricchissimo, ma comunque un impasto ricco. Può essere utilizzato anche per fare delle veneziane, cioè delle palline da 60 grammi, fatte lievitare cotte. Ma noi andremo a sfogliarlo. Molto importante, temperatura dell'impasto finale. Allora, deve aggirarsi intorno ai 26 gradi. Non bisogna essere dei fiscalisti, cioè se è 26 è ottimale, se è 27 non succede nulla, se è 24 va bene. Che cosa vuol dire? Bisogna aggirarsi ai 26, ok? Quindi 26 è la temperatura ottimale. Se è un pochettino più freddo sui 24, bisognerà un attimino aspettare di più perché parta la fase di fermentazione, però non va bene se è a 30 gradi. Quindi intorno ai 26 può essere 24, 25, 27, non succede nulla. Il discorso della fermentazione. Ecco, adesso 25 è 8. 25 e 8 è perfetto, questo è un impasto che punterà benissimo. Devo uscire dalla macchina, diciamo, alla perfezione a 26 gradi. Se poi siete un grado in più, un grado in meno, non succede più di tanto. Linea generale, se lo tirate fuori dalla macchina a 22-24, ovviamente la fase di puntatura, cioè la prima lievitazione che ci permetterà di far partire la fermentazione, sarà un po' rallentata. Se esce fuori a 26-27, perfetta. Se nei casi come della mia esperienza di laboratorio, in hotel, eccetera, magari senza aria condizionata, fa un caldo esagerato, magari esce fuori a 30 gradi. E lì è un problema, perché è un po' tanto, quindi andrebbe subito abbattuto o messo subito in frigorifero, ok? Diciamo 26 è il range più o meno da rispettare. Quindi serve sia perché se prelievita in macchina non va bene, ma se esce freddo, magari avete messo liquidi freddi, già è inverno, avete usato una tuffante, esce a 15 gradi, questo non parte più la lievitazione, ok? Perfetto. Quindi facciamo partire la lievitazione. Allora, ci sono due metodi, come ti dicevo. Metodo numero uno, si lascia con un velo di pellicola sul tavolo, ok? Anche qui, sul tavolo, ma dipende. Se è estate, magari ci sono
26-27 gradi, quindi va bene sul tavolo e farlo fermentare. Ma se è inverno, voi mettete sul tavolo che è freddo, magari in ambiente ci sono 15 gradi, questo non parte più la lievitazione, ok? Quindi, generalmente dico, se siamo in laboratorio o a casa e fa freddo, si può mettere a far puntare in un posto caldo, forno di casa con luce accesa, una ferma lievita professionale laboratorio, fino a quando deve iniziare a sviluppare, ok? Quindi dipende, ad esempio nel corso pasticceria lievitata ho registrato che faceva veramente caldo, quindi lo potevo lasciare sul banco, tanto sviluppava, ma se ad esempio faceva freddo l'avrei messo magari in una ferma lievita a far lievitare un po'. Quanto? Possiamo farlo lievitare fino al duplico o fino al triplico? Io vi dico dall'esperienza personale, questa è la regola di base. Più lievita in questa fase, più il secondo impasto sviluppa di più, sviluppa meglio e verrà un cornetto più leggero. Più questa fase non la fate, cioè ad esempio adesso voi lo appiattite, incassate il burro, date le pieghe, verrà un cornetto gnocco che non lievita bene. Quindi, come nel panettone, come in tutti i lievitati, dico sempre, se il primo impasto non viene su, il secondo non vi viene. Quindi non vi viene bene perlomeno, o il secondo ci metterà un'eternità per lievitare. Quindi importante, il primo impasto deve almeno duplicare, io lo porto anche fino al triplico, non in eccesso ovviamente, sennò i sapori diventano troppo acidi del lievito. Quindi guardate che sviluppi, generalmente per un uso domestico consiglio questo, mettete la pellicola, aspettate mezz'ora, un'ora, tendenzialmente con la pasta a 26 gradi, una temperatura diciamo non troppo fredda, lui in un'oretta già inizia a puntare e lo mettiamo in frigorifero. Però, se vedete che non parte questa fase di lievitazione, cioè vedete la pasta che un pochettino crescere ma si rilassa, non succede perché magari era troppo freddo, aspettate anche 2 ore, anche 3 ore, ok? Infatti io dico sempre, mettete per essere sicuri, mettete l'impasto all'interno di un contenitore precedentemente imburrato, mettete la pellicola, lo lasciate a temperatura ambiente o meglio ancora in una ferma lievita professionale, un'ora, anche due e se fa freddissimo anche tre, fin quando vedete che sviluppa. Almeno diciamo il raddoppio, soprattutto per facilitare la fermentazione in frigorifero. Se invece fa caldo, anche un quarto d'ora, 20 minuti in frigorifero. Dipende, ok? Deve tendenzialmente iniziare a sviluppare. Una volta che è sviluppato, lo mettiamo in frigo. Possono essere usate due tecniche. Metodo diretto, cioè lo facciamo duplicare, o meglio ancora, triplicare qui dentro, bello gonfio. Lo schiacciamo, lo sgonfiamo, incassiamo il burro, metodo diretto. Metodo diretto posticipato, lo facciamo puntare, lo mettiamo in frigo, domani pasta fredda, bella sviluppata, incassiamo il burro, lo lavoriamo, impasto che sviluppa meglio, più gusto, migliore alveolatura, migliore grandezza proprio del prodotto, sviluppo migliore in forno, più leggerezza. Io scelgo sempre il secondo, ma se avete fretta, ad esempio nel corso pasticceria lievitata, faccio vedere il salato e faccio vedere i prodotti proprio in maniera diretta. Quindi lo lasciamo almeno un'ora fuori dal frigo, poi dopo quando inizia a sviluppare lo mettiamo in frigo e ci vediamo domani. Molto importante, il burro. Se non avete un burro tecnico o un burro plastico, quindi già tirato a 7 mm di spessore, 2 fogli di carta da forno, mattarello, battete, formate un rettangolo alto circa 7 mm, lo parate, mettete il burro dove manca, dove diciamo per creare una forma rettangolare precisa. Ecco, non bisogna essere anche qui chissà quanto precisi, basta un rettangolo, ecco così, e siamo a posto. Cosa fate? Il burro lo mettiamo nel frigo vicino alla pasta lievitata, però
Se è inverno, lo tiriamo fuori dal frigo un'ora prima di incassarlo nella pasta. Se invece è estate, lo tiriamo fuori un quarto d'ora, 20 minuti prima. Perfetto, gli diamo una forma rettangolare molto bene, così. In commercio ci sono poi burri tecnici, cioè con punti di fusione più alti. Questo è un burro con un punto di fusione tra i 30 e i 32 gradi. Ci sono burri piatti professionali che arrivano a 34-36 gradi, quindi sono più plastici, più performanti, vi danno risultati migliori. Però in linea di massimo così va bene. Quindi burro deve essere plastico, vediamo la sua plasticità, vedete? Cioè non si deve rompere, ma si deve piegare. Questo è il burro plastico, ok? Burro tendenzialmente che ha una temperatura 13-15, massimo 20 gradi, se no dopo inizia a diventare un po' troppo liquido. Quindi cosa faccio? Lascio così per un'ora, ok? Se per caso vedo che la pasta non inizia a puntare, aspetto anche 2 ore, ok? C'è chi la porta proprio al duplico e poi lo mette in frigo, potete fare anche così. Metto in frigorifero e quindi ci vediamo domani. Domani mattina, pasta fredda. Burro tirato fuori un'ora prima, incassiamo, diamo le canoniche pieghe, possiamo dare 3 pieghe da 3, cornetto classico, o una piega da 4, una piega da 3, insomma quello poi bisogna vedere cosa bisogna fare, alveolatura più regolare, meno regolare, più sviluppo, meno sviluppo, e procediamo e vediamo tutte le varie fasi. Quindi aspetto un'oretta e poi lo metto in frigorifero. Ci vediamo domani, ciao! Eccoci qua, è passata una notte e il nostro impasto ha lievitato. Allora, molto importante, per incassare adesso il burro va tirato fuori almeno mezz'ora, anche un'ora dal frigorifero. Come ho detto, dipende dalla temperatura. Se è estate, basta anche un quarto d'ora. Se è inverno, un'oretta prima. Ecco qua il nostro impasto, vedete? Ha lievitato. Allora, almeno deve duplicare, io preferisco che triplica. Se questo impasto qua triplica, vuol dire che il secondo impasto lievita prima, ha un maggiore sviluppo, è più leggero ed è più soffice, più leggero, ok? E ha anche più gusto, perché ovviamente le fermentazioni danno gusto. Quindi abbiamo il nostro impasto. Vedete? Lo dovete trovare così, cioè un po' alcolico, acidulo, ma dolce, non esageratamente acido. A questo punto, ecco, ad esempio, io ho usato un contenitore alto e stretto. Se voi avete un contenitore, diciamo, rettangolare, ancora meglio, però va bene anche così, non c'è nessun tipo di problema. Mettiamo un po' di farina e andiamo a creare un rettangolo. Lo schiacciamo. Quindi facciamo burro, allora mi raccomando, guardare il burro che sia plastico. Plastico cosa vuol dire? Plastico vuol dire questo, vuol dire che è ancora freddo, ma si piega, ok? E lo mettiamo qua da parte. A questo punto creiamo un rettangolo. Il rettangolo deve contenere il burro incassato, cioè se noi mettiamo il burro in mezzo, dobbiamo chiuderlo con i lembi. Ok, esempio questo è perfetto. Quindi cosa facciamo? Si dice incassiamo il burro, mettiamo sopra la pasta. Mi raccomando, il burro deve essere a pari con la pasta, non di più, non di meno. Poi prendiamo l'altra pasta, la tiriamo leggermente e incassiamo in questo modo il burro. Questo si chiama incasso a libro. Perfetto, così. A questo punto lo giriamo, le parti chiuse della pasta non si tira mai, la pasta si tira sempre dalle parti aperte. Quindi prima di tirarlo schiacciamo bene e incassiamo il burro.
Così. E abbiamo incassato il nostro burro. Partiamo con la prima piega a 3. Un cornetto di base di solito ha 3 pieghe da 3. Ok? Quindi schiacciamo bene. Lo tiriamo, mi raccomando, sempre dal senso delle parti aperte della pasta. Lo tiriamo a circa 1 centimetro di spessore, anche un po' meno, eh? Perfetto. A questo punto abbiamo la pasta bella stesa col burro, così, e abbiamo formato un bel rettangolo. Se vogliamo essere proprio precisi, pariamo un pochettino l'estremità della pasta per essere più precisi. Se siamo in laboratorio, questi scarti, mi raccomando, anche a casa. Adesso vi faccio vedere la versione migliore, però li mettete in mezzo e non c'è nessun tipo di problema, ok? Adesso li levo giusto per farvi vedere la tecnica migliore possibile. Quindi pasta burro, piega 3, 1, 2, così, 2, rivediamo, quindi 1 e andiamo sopra con l'altro. Cosa succede? 1, 2, 3, 3 strati di pasta, 2 gesti, 1, 2, 3. Piega 3, perfetto. A questo punto, se siamo a casa, facciamo un riposo di almeno un quarto d'ora, 20 minuti ogni piega. In laboratorio le do anche tutto in successione perché col mattarello la pasta si stressa di più. In laboratorio con la macchina si stressa di meno. Adesso non gli do il riposo, ma vado in sequenza e gli do un'altra piega perché vedo che non è, diciamo, è lavorabile. Diciamo che la farina, più la farina è tenace, più si stressa la pasta, più fa resistenza, allora lì ha bisogno di riposo. Ma se io sento che ancora riesco a lavorarla, posso dare un'altra piega in sequenza. Quindi ho dato una piega da 3, un'altra piega da 3. Un po' di farina, non tanta, eh? Non esagerate con la farina. Perfetto. Abbiamo tirato la pasta, quindi diamo un'altra piega da 3. Quindi vuol dire 1, 2, anche qui 2 gesti, piega 3, 1, 2, 3, ok? Tiriamo bene. Ecco, adesso inizia a fare un po' forza. Allora cosa facciamo? La schiacciamo un attimo, così. E la mettiamo in frigorifero. Mettiamo la pellicola sopra, in questo modo. Abbiamo messo la pellicola, adesso l'ultima piega gliela diamo un riposo almeno una mezz'oretta perché la pasta inizia a stressarsi, poi diamo l'ultima piega 3, ok, un altro bel riposo di un'ora e poi la stendiamo e forniamo i nostri cornetti. Quindi andiamo in frigorifero. Ecco qua, perfetto, la nostra pasta ha riposato mezz'ora. Ovviamente il riposo dipende dalla forza della farina, questa è tutta Manitoba, magari mezz'ora, anche 40 minuti. Se è una farina magari tagliata con metà debole o un quarto debole, magari ha bisogno solo di un quarto d'ora di riposo. Ok, andiamo a tirare l'ultima piega da 3 e poi un bel riposo di un'ora in frigo.
un po' di spolvero, ok? Non in eccesso. E andiamo a dare l'ultima piega. Ecco, se la pasta, vedete che fa tensione, quindi mezz'oretta effettivamente era poco, perché come un elastico la pasta tende a tornare, quindi anche un po' i riposi un po' più lunghi, eh? Bisogna vedere la pasta quanto fa resistenza. Ovviamente se siamo al mattarello la stressiamo di più che in macchina. A questo punto che abbiamo tirato la nostra pasta, ultima piega 3, quindi 1, pareggiamo bene, così, e 2, andiamo a chiudere bene, perfetto, 1, 2 e 3, combaciamo, ecco qua. Adesso la pasta è abbastanza nervosa e stressata, un bel riposo di un'ora, anche un'ora e mezza, non gli fa male. Quindi la mettiamo, vedete come tende a incurvarsi? Questo è proprio perché la pasta è tesa, anzi facciamo anche dei tagli laterali. I tagli laterali in questo modo servono per togliere tensione, quindi li facciamo. Si apre un po', vedete, si rilassa la pasta. E lo facciamo anche di qua. Non vi preoccupate, il burro non esce perché è freddo. Perfetto, in questo modo la pasta tende un pochettino a rilassarsi. Adesso la mettiamo in frigorifero. Frigorifero per un'ora, anche un'ora e mezza, e ci vediamo dopo, dove allarghiamo il rettangolo, facciamo una bella tirata e tiriamo i nostri cornetti. Ci vediamo dopo. Perfetto, ecco qui, abbiamo preso la nostra pasta. Ha riposato un'ora, se volete dargli anche un'ora e mezza siete sicuri che la lavorate con più facilità, eh? Anche 2 ore, insomma, non è più che altro il concetto di base che deve passare, che se la pasta è nervosa si deve riposare, se no fate fatica, eh? Allora, un po' di farina. Allora, la pasta si tira sempre dalle parti aperte, come vi ho detto, però in questo caso, siccome l'allungo, diciamo la lunghezza per un cornetto di base può variare dai 20, 22, 24 centimetri, noi magari facciamo dei cornetti un po' più lunghi, un po' più belli, un po' più arrotolati. Quindi cosa facciamo? Prima l'allungo un po' in questo modo qua. Perfetto. A questo punto, così, perfetto. A questo punto la tiriamo dalle parti aperte. Mi raccomando, non vi sbagliate, perché queste sono le parti aperte e questi sono i tagli laterali, cioè queste erano chiuse, ok? Quindi la tiriamo sempre dalle parti aperte e andiamo a tirare. L'allunghiamo un pochettino, giusto per fare dei triangolini belli lunghi. Ok, e continuiamo.
Perfetto. Se siamo in laboratorio, di solito io tiro la pasta 48 centimetri, la piego in due e faccio dei cornetti da 24 e 24, ok? Generalmente un cornetto va dai 18 centimetri, 20, 22, 24, dipende quanto lo volete lungo. Più lo volete lungo, più viene arrotolato, più viene grande. Generalmente una base è 8 cm, ma può essere anche 10, come in questo caso. Può essere anche una base 12, insomma. Deve venire comunque un bel triangolo. Ora, la pasta qui è alta 26. Ecco, 26 viene un bel cornetto bello lungo. Ecco qua. A questo punto la pasta va fatta rilassare, così. Cioè, si alza un po' da sotto, lei era aggrappata e si rilassa, perché se la tagliamo subito si restringe. Quindi la lasciamo un attimino rilassare in questo modo. Spessore della pasta 3-4 mm, dipende ovviamente, a mattarello si fa un po' più di fatica. Base della pasta 10, altezza qui facciamo un 25, ma può essere più piccolo, un 20, 22, 24, o come magari nei croissant, che di solito li faccio molto arrotolati, fino a un 28, un 30, ok? Più è lungo il triangolo, più viene arrotolato e più grande. Perfetto. A questo punto facciamo così. Facciamo una base 10. Ok, anche 11 se siamo a casa, perché avendola stressata poi un po' si ritira. Quindi base 10 o 11. E abbiamo la base di 10 cm. Adesso andiamo nel mezzo dove abbiamo segnato e schiacciamo la punta su, così. Perfetto. A questo punto con un coltello tagliamo dei triangoli. Perfetto, questi qua che sono laterali, non vi preoccupate, li mettiamo da parte e poi vi faccio vedere. Allora, questa è una bella misura, bella grande, vengono dei bei cornettoni. In linea generale, per ad esempio, se lo facciamo per uso domestico, anche un 90 grammi è bello grande, ma va bene. Per un uso professionale, di solito 70-80 grammi, per un laboratorio, per l'ingrosso sono 60 grammi, quindi dipende cosa volete fare. Allora, vi consiglio, prima di tutto, di allungarli un po', soprattutto se l'avete lavorati col mattarello, perché la pasta si stressa, e li mettete un attimo qui da parte, in modo tale che la pasta si rilassa. Così. Allora, vi consiglio una cosa, se la pasta è molto nervosa, cioè voi la toccate e vedete che fa come un elastico, torna indietro, no? Allora, adesso è molto tesa, se voi li arrotolate, i cornetti subito vi vengono, ok? Ma siccome è lavorata al mattarello è più tesa, se era sfogliata in macchina era molto meno tesa. Allora cosa facciamo? Li lasciamo un attimino riposare, l'ideale in frigorifero, 10 minuti, un quarto d'ora. Tempo che la maglia si rilassa, in modo tale che, perché se noi la arrotoliamo immediatamente, questi qui si arrotolano, ma poi in cottura si srotolano un po' perché c'è troppa tensione. Allora li lasciamo un attimo qua, così, ok, o 5-10 minuti già è sufficiente, ma potete metterli in frigorifero ancora meglio, li tirate fra un quarto d'ora, anche mezz'oretta. Quando la pasta è bella rilassata,
formiamo i cornetti, ok? Adesso noi, vabbè, è una dimostrazione, ve lo faccio vedere subito. Partiamo con un concetto. Questa è la pasta del cornetto. Pasta del cornetto perché prevede l'uovo. Se invece nella lezione che vedremo del croissant non c'è l'uovo, ok? Generalmente il cornetto si chiama cornetto, ve ne faccio vedere uno, perché il cornetto in generale, prendiamo questo qui che è un po' più lungo, in generale è così. Come si forma un cornetto? Cioè il cornetto all'italiana è curvo, non è dritto. Generalmente si forma così. Si tira un po' la pasta, si schiaccia la punta, si schiaccia il fondo di un centimetro o due, si allarga in questo modo la pasta verso l'esterno, ok? Tirare verso l'esterno. E vedete com'è bello lungo, ok? Il cornetto all'italiana è così, poi si piega e abbiamo il nostro cornetto, un colpettino, eccolo qua. Cornetto curvo. Questo è il cornetto curvo all'italiana. Ora, a me piace il cornetto a mo' di croissant, che lo trovo più elegante, più bello, e quindi li farò a mo' di croissant che mi piacciono di più. Però se vi piace il cornetto all'italiana, questo qui è quello curvo. Lo mettiamo a lievitare. Allora, invece la forma del croissant è questa qui, che è quella che personalmente a me piace di più. Allora, vedete la pasta come elastica? Quando è così che torna indietro, qua rischiate che poi un po' si srotolano, quindi fateli riposare. Ok, schiacciate la punta. In questo caso il taglietto non si fa, perché non dobbiamo allungarlo, ma dobbiamo semplicemente arrotolarlo. Allunghiamo leggermente la pasta, non tanto. Giriamo, ma in questo caso non verso l'esterno, ma tendenzialmente verso l'interno. Abbiamo formato il nostro cornetto a forma di croissant. Colpetto, se si rovina, che voi dite magari qua si è rovinato, si è smostrato, in verità no, va benissimo così, ok? Perché lui dopo lievita e questa forma la riprende tranquillamente. E lo mettete in teglia. Ok, quindi uno, andiamo a vedere, un altro, quindi tiriamo la pasta così, allunghiamo leggermente la base, giriamo così... Ecco qua, schiacciamo il nostro cornetto e andiamo dritti. Facciamo anche questo qui. Schiacciamo, giriamo. Così. Tiriamo la pasta. Giriamo. Così. Ok, le metto un po' qui. Ecco, vedete? Questo è quello curvo, il classico. Questi sono quelli invece a forma di croissant. Ovviamente questa è una pezzatura bella grande, eh? Sto facendo una formatura un po' più XL, un po' più casalingo. Se siete laboratorio, vanno fatti un po' più piccoli, ok? Perfetto. Tiriamone un altro, quindi si allunga leggermente la pasta, si schiaccia, si gira in questo modo e si schiaccia così. Girate così. Colpetto. Se la pasta è molto tenace, fatela riposare in frigo. Così. Colpetto. E l'ultima. Così. Non vi preoccupate a dare dei colpetti, tanto loro tornano perfetti dopo. Ok. A questo punto la mettiamo a lievitare in forno con luce accesa o in una ferma lievita professionale
circa un'ora e mezza, due ore a 27-28 gradi. Se avete possibilità di mettere umidità, mettete l'umidità. In un forno di casa potete mettere un piccolo contenitorino con un pochettino di acqua calda per creare un po' di umidità. L'umidità favorirà la fermentazione, però non andate oltre i 28-30 gradi in camera, perché se esagerate poi esce il burro, eh? Perfetto, così. Ah, vi faccio vedere con gli scarti, mi stavo dimenticando. Con questi non si buttano mai. O fate dei cornettini in questo modo qui, cioè prendete la pasta, tagliate dei cornettini così, ok? Anche se non sono perfetti, non c'è problema, girate la pasta e fate dei cornettini, ok? E questo qua è una modalità per non buttare la pasta, ovviamente si fanno i cornettini. Poi invece, se avete una parte un po' più lunga come questa, allora vi consiglio di tirare, ad esempio, vi faccio vedere un pezzo, tirate delle strisce così, le girate in questo modo, schiacciate il centro e girate intorno con la mano e andate sotto, e questa è una girellina. Quindi con gli avanzi potete fare una girellina, dei mini cornettini, eh? Non si butta mai. Ok, quindi questi li mettiamo da parte. Perfetto, i nostri bei cornettoni, belli grandi, li mettiamo a lievitare e ci vediamo fra un paio di ore, dove una volta lievitati li spennelliamo con tuorlo e panna e andiamo in cottura. Ci vediamo dopo. Eccoci qua, perfetto. I nostri cornetti hanno lievitato esattamente 1 ora e 40, però dipende dalla temperatura. Ecco, voglio mostrarvi questa cosa soprattutto per un uso domestico, perché in laboratorio noi abbiamo la fermalievita col 75% d'umidità, si mettono dentro e quindi non sappiamo già con l'umidità controllata e la temperatura controllata. In linea di massima non vi consiglio di superare i 30 gradi, ma neanche i 28 se riuscite. L'ideale sarebbe dai 27 ai 28. Allora, io cosa ho fatto? Li ho messi nel forno con luce accesa e l'ho messi, all'interno ho messo la sonda, questo è un termometro, si compra anche su Amazon, metto la sonda, fuori metto il termometro e controllo la temperatura, che era 27, massimo 28. Se è troppo caldo aprite un po' il forno, fate uscire il calore. Se rimane tra i 26, 27 e 28, lievitano perfetti. Il discorso della temperatura troppo calda in fase di lievitazione è che fuoriesce il burro. Capito? Vi esce fuori il burro e dopo vi trovate tutta la teglia sporca d'olio di questo burro fuso. Quindi io uso questo metodo, metto la sonda nel forno e loro lievitano e li controllo. Si può anche impostare quando arriva ad esempio a 28-30 gradi, suona e mi avvisa che è troppo caldo. Quindi togliete la pellicola, ovviamente se siete in laboratorio la pellicola non serve. Eccoli qua, questi sono dei bei cornettoni, proprio belli grandi, ovviamente è una dimensione un po' più casalinga, Allora, c'è anche quello curvo, è il nostro cornetto curvo, vedete? Allora, quando è che si infornano? Perché questa è una domanda che mi viene fatta spesso. Si infornano quando li tocco e la pasta torna su e scompare l'impronta. Si infornano quando sono, dico, un po' budinosi, cioè, vedete come si muovono? Ecco, un po' si muovono in teglia, vuol dire che sono abbastanza gonfi, ricchi d'aria. Se non si muovono, sono ancora non pronti. Se si muovono troppo, sono iperlievitati. Infornarli sempre a questa precisa sviluppo, cioè devono raddoppiare in teglia, ma non fateli lievitare troppo, perché se li fai lievitare troppo, dopo il problema è che in forno vi sviluppano male, troppo e un po' smostrati. Quindi piuttosto un quarto d'ora prima, ma non un quarto d'ora dopo. Poi, pennellino con panna e tuorlo, 50% di panna e 50% di tuorlo. Andiamo a pennellare bene i nostri cornetti. Bene così. Il tuorlo serve per dare colore, quindi maggior lucentezza, maggior colore. La panna serve per togliere lo sgradevole gusto del tuorlo, che ovviamente il tuorlo cotto non è proprio il massimo da mangiare, quindi la panna leva quello sgradevole sapore e il tuorlo invece
lo rende più dorato. Potete anche non metterlo, però con il tuorlo viene bello. Se avete dei cornetti troppo grandi, non vi consiglio di mettere il tuorlo e la panna, perché sennò magari diventano troppo scuri in forno. Ma se avete una pezzatura del genere va bene, anche più piccoli. Ok, generalmente, come vedremo anche poi nei croissant, sia tuorlo e panna o anche semplicemente panna. Ecco, una domanda che mi viene fatta spesso è: posso utilizzare l'uovo sbattuto? Sì, va bene anche l'uovo sbattuto, tendenzialmente consiglio con un goccio di panna o di latte. Se, ad esempio, noi in laboratorio cosa facciamo? Generalmente io creo una miscela da spruzzo, quindi faccio uovo, panna e latte, metto il latte che lo faccio un po' più fluido e poi lo spruzziamo la mattina, la notte, perché si alza alle 5 alle 6, si spruzza questa miscela per non pennellarli uno per uno, ovviamente, ok? Perfetto. Quindi mi raccomando, li spennelliamo bene, non in eccesso, perché sennò dopo fa la pozzetta sotto e vi fa tipo effetto frittata. Perfetto, li spennelliamo bene così. L'effetto, io dico sempre per scherzare, effetto canotto, cioè sembrano fatti di gomma un po', no? Un po' che li vedi e sono proprio turgidi, duri, un po' belli sostenuti. Così deve essere, ok? Non mollicci. Anche perché questa è un'idratazione al 50%. È vero che poi c'è il burro che ha un po' d'acqua, eccetera, però sono sostenuti. Più idratate meno l'impasto, più avete un impasto più sostenuto, che in forma e che in forno non si smostra, ok? Perfetto. Eccoli qua, siamo pronti. Forno preriscaldato, 170-175 gradi, 18 minuti circa. Nei forni di casa succede una cosa un po' spiacevole. Voi li mettete a 170, ma in verità in camera c'era 190. Perché purtroppo i forni di casa sono così. Voi mettete una temperatura, ma dentro c'è un'altra. Allora, io vi consiglio massimo 170, ok? Generalmente il forno di casa richiede un po' più di tempo. Probabile anche 20 minuti. Forni professionali 170, 100, anche 180 per uno statico, anche 190 per uno statico va bene. Per un ventilato 170 di solito, 175-18 minuti, dipende. Voi comunque vedete che all'inizio loro sviluppano, si gonfiano, poi iniziano a dorare, poi un po' perdono il volume e si assestano. Quindi all'inizio si gonfiano perché c'è anche l'umidità, quindi l'acqua esce, loro si gonfiano, il lievito li fa anche sviluppare, poi alla fine sono belli dorati, li tiriamo fuori dal forno. Forni di casa, ovviamente, quelli sopra tendenzialmente cucinano di più di quelli sotto, quindi i forni di casa sono così. Io ad ogni modo ho un forno di casa professionale, ma forni vecchi cucinano male, quindi purtroppo è così. Forno invece professionale, andiamo in forno 18 minuti, 175, ventilato, 10 gradi in più per uno statico. Bene, andiamo in forno e ci vediamo dopo. Eccoci qua, sono appena sfornati, hanno cotto 20 minuti, guardate che belli, meravigliosi, bellissimi. Ovviamente questa è la misura XL, l'ho fatto un po' più casalingo per le domeniche mattine, che uno magari la sera si possono fare, esempio, si possono fare il giorno prima, si possono congelare, poi si tolgono la sera, si mettono nel forno con luce accesa, la mattina sono lievitati e per un appassionato si infornano. E la mattina può sfornare dei croissant. Ovviamente questa misura, vedete che belli, una bella sfogliatura, tutti questi giri qua, questa è la sfogliatura fatta bene, che il burro fa diventare proprio croccante la pasta e dà tutta questa sfogliatura qui, Ovviamente questa, dicevo, è una misura XL, quindi una misura più casalinga. Se dovete farli per laboratorio, tendenzialmente un po' più piccoli, 60, 70, massimo 80 grammi. Questo qui va bene per un uso domestico, che sono anche scenici. Ecco qua, perfetti, guardate che belli, veramente bellissimi. Mettiamo. Ah, ecco, allora, si possono, come li finiamo dei cornetti così? Abbiamo anche quello curvo. Come li finiamo? Allora, tendenzialmente zucchero a velo già in famiglia si mangiano così.
In laboratorio consiglio una bagna di acqua e zucchero. Questa è una bagna di acqua, 200 g di zucchero, 100 g di acqua, fatta bollire e raffreddare. Abbiamo questo sciroppo. Andiamo a lucidare i nostri croissant. Scusate, il nostro cornetto, quindi con la nostra bagna, e quindi semplicemente andiamo a lucidarli. Lucidandoli diventano più buoni, più golosi, attirano di più, perché il lucido attira l'uomo. Così, perfetto. Vedete, un cornetto, un croissant lucidato è molto più invitante di uno non lucido. Però va bene anche zucchero a velo, eh? Perfetto. Sono molto leggeri, seppur grandi, ok? La cottura di questi croissant ha qualche minuto in più, perché ovviamente essendo grandi dovete cuocere un po' di più. Il concetto di base è che bisogna togliere l'acqua, ok? Quindi il forno deve far evaporare l'eccesso di acqua. Perfetto. I nostri croissant, cornetto, scusate, cornetto con forma di croissant, perché a me piace più così, però questo è quello curvo, è proprio il classico italiano, e questo qua invece, vedete, sono quelli un po' più, diciamo, come piacciono a me. Andiamo a vedere un pochettino anche qua, così. Ecco qua. Guardate che bello. Bellissima alveolatura. Ne tagliamo anche un altro ancora. Questi si possono farcire anche... Allora, qui sotto facciamo un buchino. Poi andiamo dentro con la marmellata o la confettura, ok? Oppure qui sopra lo facciamo con marmellata, confettura, crema pasticcera, crema alla nocciola, quello che vogliamo. Altrimenti è possibile anche tagliarli per così e li possiamo farcire a mo' di panino, possiamo dire. Ok? Quindi possiamo farcirli anche per così. Poi li chiudiamo. Sentite che rumore. Meraviglioso. Perfetto. Tagliamone un altro per vedere com'è venuto anche questo. Perfetto. Vedete? Alveolatura bellissima. Bello alveolato, non esagerato, perché comunque tre pieghe da tre viene regolare. Qua non ho usato la vera quantità di burro per un cornetto ricco, che in verità nel corso pasticceria lievitata faccio vedere proprio quello con la massima, diciamo, quantità di burro che si può mettere in questo impasto. Più c'è burro, più viene chiusa l'alveolatura, ok? Perfetto. Quindi, perfetto, quindi il nostro cornetto curvo e dritto. La lezione è terminata. Bene, se sei interessato quindi ai miei corsi, nel mio sito internet www.andreadigiglio.it o cliccando qui sotto andrai direttamente ai nostri corsi. I nostri corsi sono interamente online. Abbiamo al momento pasticceria lievitata, dove ti insegno a fare tutti i lievitati, anche il laboratorio con tecniche professionali, dal croissant fino al panettone, la colomba colicolì, le bresciane, i danesi, le girelle, il panaccio, cioccolai, bicolore, veramente tantissimi prodotti. E abbiamo pasticceria da forno, dove ti insegno a fare frolla, come rivestire con tecniche professionali la frolla, il bilanciamento della frolla, le torte, le crostate, i cake e la biscotteria. Al momento stiamo registrando altri corsi, tieniti aggiornato per altre novità. Se sei interessato ai miei corsi, ricordati che con i miei percorsi è anche la mia assistenza nelle versioni full. Quindi qui sotto ti lascio un tasto, iscriviti e ci vediamo dall'altra parte. Ciao!